aggiungo qualche cosa. Davvero le cose fondamentali sono state dette. Io credo che il dibattito sulla buona scuola abbia per molti avuto qualcosa di liberatorio, perché ha proposto un terreno facile. Facile perché si parla di precari, puoi dire che i precari non devono andare in ruolo a cercare, non vada a Senato, questo è stato un'antica questione. E l'altra è una questione, mettiamola come volete, la principale che sente la discussione, di natura organizzativa. Cosa devono fare i presidi? Allora, non nascondiamoci che questi sono i due punti principali su cui si è attestato. La legge dall'altra parte è anche come proposto fianco questa questione. Cioè in realtà finiamo per non parlare delle cose fondamentali che sono quelle che abbiamo sentito che riguardano la scuola, che sono segnate. E il tutto, secondo me, intanto io farei una legge sulle bianche per cui venga ucciso, chiunque sostenga che per la scuola ogni iniziativa è una cattiva iniziativa. Lo citavo qualcuno, una brutta notizia. Proverò a metterci più voce. No, dicevo, ucciderei tutti coloro che sostengono che ogni proposta innovativa per la scuola è una cattiva proposta. E dicevo che secondo me i guai fondamentali di cui non si discute riguardano ciò che a scuola si fa, e io credo che il peccato fondamentale sia il fatto, riprendo una cosa che diceva Cerini, affrontiamo il voler essere un po' finlandesi con quelli che stanno in Cina. Effetti speciali. Musica per me. Che sono quelli che ai licei stanno in cima alle graduatorie. E la parte Messico, che sono quelli che ai professionali stanno dietro tutte. A tutta questa platea qui, noi offriamo lo stesso modello di scuola. Questo è il problema. Perché dal liceo ai professionali, noi in definitiva proponiamo un tipo di sviluppo di apprendimento che, pensateci bene, è legato alle questioni di ordine, saper leggere, scrivere, farti conto, organizzare separatamente la questione dell'apprendimento dall'italiano, dell'apprendimento della matematica, dell'apprendimento delle scienze e così via. Io oggi mi sono preso la piccola curiosità di andare a vedere le seconde prove dei licei e degli studi tecnici. Allora, al liceo classico aveva una traduzione di Tacito, non mi sembra una delle cose che in affronta, e adesso Tacito è anche complicato, non posso ammettere, ma insomma. Allo scientifico aveva una prova di matematica che mi è sembrata affrontabile, io tanto che non la faccio. Ai tecnici informatici dovevano organizzare un programma per una community di discussione. I chimici, gli elettronici dovevano preparare una linea di testaggio della qualità dei prodotti farmaceutici e io ancora così. Allora, questi modelli di... Poi questa seconda che ha citato dovrebbe essere la scuola degli sfigati. Allora, mi chiedo se il livello di difficoltà sia comparabile o al di là del livello di difficoltà, se il tipo di competenze acquisite in un modo o nell'altro sia dello stesso tipo, non mi pare mica. Nel senso che proponiamo nel secondo settore una ideatività che nel primo mi sembra di non vedere, a meno che proprio non pensiamo a persone che siano capaci di fare cose particolari. Allora, io credo che il tema sia quello di vedere come si fa a inseguire la differenza, a inseguire di voi. Uso proprio questo tema. Le differenze delle persone, differenze degli studenti che sono di natura culturali, nella scuola comunque essa sia organizzata. E allora io credo che senza il territorio questa roba qui non si fa, perché te non conosci le persone se non conosci i contesti. Non conosci gli strumenti che puoi utilizzare se non conosci i contesti. Non solo li devi conoscere, ma devi anche
avere interlocutori che ti ascoltano e che ti collaborano e collaborano con te. Allora, se questo deve accadere, teniamo presente che un minimo di cultura aziendale serve, perché la relazione e l'organizzazione hanno ampi margini di cultura aziendale. Non possiamo scandalizzare che avvengano queste cose qui. Servono poi livelli partecipativi. Ma io credo che il primo problema che dobbiamo affrontare sia decidere il cosa vogliamo dagli studenti. Se è perché questo, vedo che Suma mi dà ragione, eravamo fuori fino a poco, perché questa cosa qui, la scuola, in definitiva, non lo sa. E gli insegnanti credono di saperlo, è per questo che temono le innovazioni. Lo dico in generale, ma non dico negativo, gli insegnanti so che sono brave persone che lavorano, ma non sono abituati a lavorare in modo organizzato e collegiale per fare sì che queste questioni che devono portare o la traduzione di latino di un verso o la dimensione di un paranco dall'altro abbiano un livello di mediazione culturale dentro la scuola. Per cui comunque noi dobbiamo costruire delle abilità, delle competenze dentro lo studente che consentano di relazionarsi e di risolvere dei problemi, qualsiasi si sia. Allora, questo problema qui la scuola non ce l'ha presente e non ce l'ha presente su come affrontarlo finché non parla con la gente che gli sta intorno. Io credo che questa, qui la regione Bianchi credo.